Live Social. Bentornati, bentornati cari amici qui su Live Social per un nuovo appuntamento di tante nuove interviste e storie. Ormai lo sapete, siamo un po' il programma radiofonico della porta accanto. Ci piace raccontare le storie vere, quelle dei nostri ospiti qui in studio con noi o in collegamento telefonico. Ma allora, prima di presentarvi il nostro prossimo ospite, io vi esorto ormai come sempre a mettere un bel mi piace alle nostre pagine social e mi raccomando, condividete i video delle nostre interviste su Facebook con l'hashtag interviste e storie, ovviamente Live Social. Ma ora bando agli indugi, io vado a presentare il nostro prossimo ospite. Lui fa un mestiere che vi farà venire l'acquolina in bocca perché è uno chef e si chiama Andrea Di Giglio. Io do il benvenuto ad Andrea. Benvenuto. Grazie, grazie mille. Un piacere averti qui con noi su Live Social, Andrea. Allora tu ci farai venire fame, immagino, perché il tuo mestiere è lo chef. Raccontaci un po' com'è nata questa tua passione. Immagino che quando fai questo lavoro, insomma, questo lavoro è anche una passione, no? Necessariamente. Allora, com'è nata e come la porti avanti oggi? Beh sì, è anche una passione, oltre ad essere un lavoro, ho la fortuna di fare anche quello che mi piace. Sì. Io ho iniziato a Milano, al Four Seasons Hotel di Milano, ho avuto la fortuna di lavorare. Inizi da nulla. Sì, ho avuto questa fortuna di lavorare soprattutto con un grande chef, si chiama Sergio May, e da lì è iniziata la mia storia in cucina. Ho fatto il cuoco per circa 10 anni, ho girato un po' l'estero, l'Italia. Mm-hmm. E poi mi sono appassionato anche alla pasticceria. Mm. La pasticceria, sì, ho lavorato con dei professionisti che mi hanno fatto appassionare a questo mondo. Però dal 2016-2015 è nata un nuovo amore, che è quella per la nutrizione. E quindi ho unito la cucina e la pasticceria in una versione salutistica, in una versione nuova, che oltre che porti del buono al palato, che faccia anche bene, ecco. Questo è davvero molto interessante, è raro sentirlo. E allora spiegami come hai fatto e quali sono, insomma, i tuoi tratti distintivi in questo sodalizio fra nutrizione, cucina, pasticceria. Sì, guarda... Io vengo dal classico, quindi da una pasticceria, una cucina basata sul classico, e questa mia nuova figura non esiste. Io sono anche naturopata e ho altre certificazioni, e quindi ho cercato di unire questa mia competenza in naturopatia, in fitoterapia, ora in micoterapia, e anche sulla nutrizione. Ho cercato di far capire, cerco di divulgare quelli che sono i principi di una cucina sana, ad esempio i metodi di cottura, quali fanno bene, quali sono meno sani, quali farine preferire in questo caso, i grassi, come friggere. Bisogna sapere anche che ci sono dei superfood, dei cibi che fanno benissimo. Tipo? Facci degli esempi. Ma ad esempio, per quanto riguarda le cotture, si parla tantissimo di cottura a bassa temperatura. Sappiamo benissimo che i metodi di cotture che possono provocare, possiamo ingerire delle tossine, sono quelli violenti, quindi il barbecue, la frittura, l'arrostitura, mentre invece a bassa temperatura sia un prodotto eccezionale. Sulle farine, ad esempio, si sa che la farina di mandorle ha un impatto diverso sulla glicemia di una farina raffinata, così come i grassi. Se cuociamo con dei grassi che sono preferibilmente saturi, sicuramente impatteranno meno degli oli vegetali sul benessere, così come l'attenzione alle verdure, crude, marinate, piuttosto che sempre cotte, o dei super cibi che, ad esempio, ne mi viene in mente uno, la maca rossa è un cibo a tutti gli effetti, che però ha una potenza incredibile per il nostro organismo, e contiene vitamine, minerali, e si può integrare anche in una pasticceria facendo dei biscotti. Cioè, si possono fare tante cose che, oltre a rendere appetibile e buono di gusto, che poi alla fine facciano bene, che migliorino il benessere della persona. Ecco. Questo è veramente importante da dire, da spiegare, perché tante volte ingeriamo quello, cioè mangiamo
il cibo, però non sappiamo veramente che cosa mettiamo in bocca, che cosa iniettiamo all'interno del nostro corpo. Quindi effettivamente una conoscenza di questo tipo, cioè da naturopata a chef, tu hai veramente un percorso completo. Però non hai un ristorante, Andrea? No. Quindi tu sei chef e cucini in diversi per diversi ristoranti? Sì, io sono libero professionista e quindi mi chiamano generalmente aziende, ristoranti e hotel che hanno un'attenzione verso il sano. E poi per quanto riguarda invece i privati, ecco, ormai con queste competenze è iniziato un po' tutto così, dal basso ovviamente, che davi suggerimenti ad amici e persone certo, vicino, e poi è diventato si è sviluppato un lavoro. Sì, perché insomma c'è interesse anche certo. In questo settore. Senti Andrea, io ho un'altra domanda da farti, sì. Che esula un po', no? Tu sai che noi qui siamo a Live Social, questo è il nome del nostro programma, c'è un motivo se ci chiamiamo così. Noi siamo live perché ci piace raccontare le storie autentiche, le vostre storie, quella che oggi per esempio mi hai raccontato tu. Ma siamo anche social perché crediamo fermamente nel potere divulgativo dei social. Tu Andrea sei un po' social, come vedi Instagram, Facebook, questi nuovi strumenti che ci vengono messi a disposizione, possiamo farne diversi usi, tu come li vedi? Io li vedo che sono, allora io sono social assolutamente perché una persona che mi segue nei miei social lo vede, sono social e quotidianamente pubblico contenuti sia nel mio sito che su Instagram, su Facebook. Io penso che sono un'arma a doppio taglio, cioè se una persona li usa in maniera intelligente può anche aiutare un'altra persona a divulgare o far conoscere o far comunque condividere, mentre invece purtroppo si sa, addirittura sta diventando patologia, una persona che certo, può diventare esagerato, può diventare è vero. Anche esagerato. E invece Andrea, per quanto riguarda l'aspetto live, quindi la vita autentica, c'è qualcuno Andrea in particolare nel tuo percorso che ti ha supportato, che ti ha indicato la strada, che ti ha aiutato a diventare chi sei oggi, cioè uno chef così poliedrico, con un'esperienza così sfaccettata? Allora, io devo dire la verità, in cucina ci sono persone che mi hanno insegnato a cucinare e che mi hanno indirizzato verso un certo tipo di lavoro. In pasticceria sono prettamente, ovviamente corsi formativi da professionisti, ma prettamente autodidatta. E complimenti, perché la pasticceria è più difficile in teoria della cucina. È diverso, diciamo che la pasticceria la bilancia la fa da padrona, mentre invece la cucina, oltre alla tecnica, ci vuole anche un po' ci vuole l'estro, è vero. Sì. Ecco. Sì, sì. E la naturopatia e tutta la scienza della probiotica e quindi della fitoterapia e della micoterapia, questo viene per un problema che ho avuto io, che ho dovuto risolvere, e mi sono reso conto di quanto fosse importante l'alimentazione in senso salutistico, e quindi ho dovuto unire, non ho avuto un mentore, ecco, ho dovuto creare il mio stile perché è una necessità che avevo bisogno per prima io. Certo, ma allora Andrea, andiamo a ricapitolare i tuoi contatti, come dicevi tu sei social, quindi innanzitutto invitiamo i nostri amici radioascoltatori a mettere un bel mi piace alle tue pagine social, in particolare Facebook Andrea Di Giglio Chef e Instagram, stessa cosa Andrea Di Giglio Chef, mi raccomando. Amici, mettete un bel mi piace, andate a scoprire i lavori di Andrea Di Giglio e condividete il video della sua intervista. Ma lo potete trovare anche a un sito web che è andreadigiglio.it e a un indirizzo mail info@andreadigiglio.it. Andrea, è stato un vero piacere stare con te e chiacchierare qui sul live social della tua passione. Noi siamo in chiusura, quindi io purtroppo devo salutarti, ma senza meno proverò la tua cucina che concilia così bene gusto e benessere. Va bene, ti ringrazio, è stato un piacere anche per me, un saluto a tutti. Ciao, ciao Andrea. Ma amici di Live Social, restate con noi perché qui le interviste e le storie non finiscono mai. Ciao. Live Social.